A Bari, a Villa Romanazzi Carducci, oggi verrà illustrato il futuro dell'olivicoltura pugliese. Siamo in compagnia del presidente del CNO, il Consorzio Nazionale degli Olivicoltori e di Oliveti Terre di Bari, Gennaro Sicolo. Presidente, oggi ancora una volta si rinnova questo appuntamento del CNO. Innanzitutto, a che punto è il piano dell'olivicoltura nazionale? Il piano dell'olivicoltura nazionale sta accumulando dei ritardi a livello nazionale, per la complicazione della conferenza Stato-Regione. Non si è ancora definito quelli che sono i bandi dell'attuazione del piano olivicolo e quindi siamo in un punto di fermo. I progetti futuri legati anche al piano dello sviluppo rurale, la nuova programmazione 2014-2020, quali in cantiere, quali le nuove prospettive? Noi chiediamo all'assessore stamattina di quali sono gli interventi specifici sull'olivicoltura, perché a noi non ci è dato notizie di una misura specifica per far sì che l'olivicoltura pugliese e bitontina abbia, diciamo, dei fondi per poter a livello strutturale organizzarsi per il futuro. Un po' di tempo non si parla più di xylella, ma l'attenzione inevitabilmente resta sempre altissima. E l'attenzione serve altissima. Noi abbiamo dato delle indicazioni ai nostri colleghi della Lecce, Brindisi, di fare dei lavori. E quindi fare dei lavori, fare delle putature, fare delle arature, questa è la cosa importante. E anche sul nostro territorio. Noi dobbiamo monitorare il territorio di Bitom affinché gli agricoltori fanno le minime pratiche agricole, perché questo batterio si manifesta dove, soprattutto quando gli alberi non vengono coltivati, non vengono fatti lavori minimi. Questo bisogna stare con la guardia, alzare la guardia su questo. Un'iniziativa del CNO è stata quella presentata già tempo fa di un importante lavoro sulla tracciabilità dell'olio proprio per combattere e sconfiggere eventuali frodi e contraffazioni. I risultati sono quali sono? Adesso questo progetto col poligrafico dello Stato è fermo al Ministero, che stiamo predisponendo a livello nazionale un disciplinare di produzione, perché oltre il processo, la tracciabilità di processo, anche la tracciabilità di prodotto, e quindi noi pensiamo, agli studi che abbiamo fatto, che questo può fare chiarezza sul mercato, sugli oli che arrivano al consumatore. Con la fascetta noi diamo la garanzia al consumatore del vero olio italiano e di dare un risultato a chi produce quell'olio, perché ci sono investimenti che abbiamo fatto come CNO, e di dare un risultato anche economico a chi produce qualità. Questo è il futuro. Il futuro dei mercati chiedono qualità, noi siamo pronti a portare queste qualità sui mercati. Con questa fascetta poligrafica dello Stato noi avremo sicuramente dei vantaggi sul mercato. Beh, anzitutto l'utilizzo del piano di sviluppo rurale. Noi abbiamo individuato nel nostro piano quale priorità l'olivicoltura, sapendo che per la Puglia è quella che più di altri comparti può avere margini di consolidamento, in parte di miglioramento in altra parte. È una scelta e una sfida che ha a che fare con l'utilizzo dei fondi pubblici, quindi deve essere sempre molto oculata come indicazione, però riteniamo che la nostra agricoltura possa effettivamente avvantaggiarsi in maniera importante dell'attività legata appunto ai frantoi, quindi alla parte di trasformazione dell'olio, sapendo che l'Italia ha grandissimo bisogno di una Puglia molto produttiva, che attesti ancora di più sui livelli di grande qualità le sue colture prima, produzioni poi, e che quindi possa consentirci di limitare la quantità di prodotto importato. Per di più abbiamo la sfida di diminuire la quantità venduta in forma sfusa, quindi migliorare la possibilità dell'imbottigliamento, della tracciabilità, dell'utilizzo del nostro prodotto. Tutte cose che devono essere ovviamente legate all'utilizzo dei fondi pubblici e devono essere concesse solo a condizione che vengano rispettate, così come dobbiamo fare in modo che queste risorse vadano solamente a chi utilizza il nostro prodotto pugliese e solamente per rafforzare una filiera che oggi è comunque una filiera di rilievo anche a livello nazionale. Oggi
il nostro Mezzogiorno, la nostra Puglia, ha risultati straordinari grazie proprio ad aver coniugato quella qualità delle nostre produzioni, però significa anche avere imprenditori che imbottigliano, che fanno qualità, che cercano mercati, che non si fermino nei prodotti di massa. Noi non possiamo continuare a fare un'olivicoltura che ha il 70% di sfuso, addirittura di oli lampanti. Noi dobbiamo puntare sull'eccellenza e l'eccellenza farcela pagare bene. Il modello non è molto lontano, basta guardare l'organizzazione che c'è in Toscana, che c'è in Umbria, che c'è in altre regioni in cui il prezzo medio dell'olio supera i 4, 5, 6 euro al litro. Quindi gli spazi ci sono, non è che noi abbiamo nulla di meno, dobbiamo solo esserci in maniera un po' più decisa sul livello organizzativo, tenendo conto che questo è un mestiere complicato, difficile. Fare l'imprenditore nel settore alimentare non è una sciocchezza, è un mestiere complesso, però le possibilità ci sono, il mercato chiede i nostri prodotti, il Made in Italy nel mondo è richiesto, dobbiamo portare lì dove quella domanda trasforma in reddito i nostri prodotti. Senatore Stefano, nella sua relazione il Presidente del CNO, Gennaro Sicolo, parla della necessità di un ulteriore impegno, un ultimissimo step, sforzo da parte del governo nell'ambito appunto del piano olivicolo nazionale. La parlamentare può sicuramente contribuire anche a questo, a spronare affinché si ottengano i risultati auspicati da CNA e da tutti gli olivicoltori pugliesi. In verità mancano diversi step, perché allo stato il piano olivicolo è un proposito che non può diventare operatività se non attraverso gli strumenti attuativi che pure il piano prevedeva. Le sollecitazioni da parte parlamentare ci sono state al governo, ora è necessario che il governo recuperi un ritardo abissale di più di un anno rispetto ai tempi che si era dato. È chiaro che però quel piano olivicolo, non avendo una dotazione finanziaria stratosferica, ha necessità di incrociare anche l'impegno delle singole regioni sui programmi di sviluppo rurale, e qui il tema della Puglia diventa doppiamente impegnativo, un impegno al quale mi sembra che la Puglia nemmeno abbia ancora dato riscontro, e che quindi nei prossimi mesi io spero si possa registrare un'inversione di tendenza, che sia un'inversione di tendenza secca. Però. Nelle ultime settimane sembra quasi che il tema della xylella sia soprattutto passato in secondo piano, non può essere così l'attenzione che deve stare necessariamente sempre altissima. Ma sono troppi mesi nei quali ci siamo addormentati come la sputacchina, e io credo che stiamo commettendo un errore fortissimo, tanto più perché l'Europa, mi sembra che gli ultimi provvedimenti, le autorità scientifiche europee abbiano ulteriormente confermato, diciamo, che la malattia da quarantena non avrà sconti da parte delle misure europee. Mi sembra che la Puglia da questo punto di vista abbia necessità di dare un colpo di reni nel chiedere all'Europa qualcosa di più, ma soprattutto nell'adempiere a quegli impegni che aveva in qualche modo avvocato a sé attraverso la costituzione di una task force della quale si è perso traccia.